Mi trovavo all'infernetto proprio 50 anni fa. Eravamo lì a parlare alla sezione del PC quando arrivano affannati dei compagni scalmanati. Su, muovetevi, che fate? Mica siamo al centro anziani. Qua succede il finimondo alle case popolari. Dove stanno i baraccati? Ora c'è la polizia, se li sta portando via proprio sotto ai nostri occhi. Vecchi, giovani, malati, tutti via, famiglie intere. Sembra d'essere tornati ai tempi delle squadre nere. Su, muoviamoci, corriamo, noi scattiamo tutti in piedi. Fermi tutti, dove andate? È una voce autoritaria, ci fermiamo lì per aria, ha parlato il segretario. Qua si deve ragionare, quelli sono baraccati, ma le case popolari sono tutte già segnate nelle liste regolari. Dominate il vostro istinto e iscrivetevi a parlare, o tacete per favore. Già mi immagino una notte tutta sulla discussione. Ce ne andiamo quatti quatti, un gruppetto già in azione. Nella notte ora respiro e mi guardo un poco in giro. Come funghi e casermoni già mi sembrano ammuffiti. Sono nati da 2 anni e sono già vecchi da buttare. Ma era bella quella gola, ci si andava per giocare con le pecore, i pastori e immondezze ciminiere. Per rispetto al Padre Eterno, detta valle dell'inferno, proprio dietro al Vaticano, dove stanno le fornaci con le lunghe ciminiere e le fiamme nella notte, quasi a farci ricordare gli anni dell'occupazione, quando in fuga dai tedeschi si mischiavano ai mattoni i ricercati socialisti, quelli sì che erano buoni. Era bella quella vista, ora è persa e non c'è più. Solo case bianco sporco intonacate di miseria. Con i poveri occupanti ce ne andiamo in Campidoglio. Per incanto nasce un fuoco, ci accucciamo tutti quanti. Incominciano anche i canti, è arrivato pure il vino. Quella che era una protesta si trasforma in una festa. Ora c'è la polizia, sembra farci compagnia. Mentre vi racconto questo mi vien fatto di pensare al 2017, proprio pochi mesi fa. Sono stati sgomberati dei migranti baraccati, sono finiti tutti quanti al Campidoglio a protestare. I poveretti erano soli, circondati e spintonati. Polizia, jeep, volanti, botte, calci, trascinati, insuppati dagli idranti, senza amici e senza canti. Molta stampa e cineprese, forse un po' di quei studenti che al di fuori dei partiti formano i centri sociali, animati come sono dagli altissimi ideali. E noi dove eravamo? E noi non c'eravamo, no. Mi domando dove siamo, nella testa c'ho la nebbia, molto fitta a naspo, sento questo e sento quello, sento tutto e non capisco, ma una cosa sola è chiara. È finita la stagione della mobilitazione, quando eri parte integrante di una società vivente che decide ed interviene. E ora immersi in questa nebbia che viene chiamata smog, è affiorato questo insieme giustamente detto bloc. Tu smarrito, dici tuffi, è un momento e sei placato, e proclami a tutto il mondo, questo sì che è geniale, universale informazione, importante diffusione, questa è la rivoluzione, questo sì va conclamato. Quanto è bello il blog, ma che caro il blog, che compagno questo blog. Non ho volto là, io non conto là, non ho responsabilità. Niente più schiavitù, qui ci sto a tu per tu, quanta pace che mi dà. La fatica sì, non mi piace così, resto a casa e lui sta sempre lì. Non mi strilla, no, mi consiglia, sì, ho trovato un buon papà. Quanti amici che c'hai e che non vedrai mai mentre stai sulla virtualità. A me basta il net, non mi serve il contatto, io mi scelgo chi mi va. Tutto il resto scompare, la vita mi appare una grande novità.
Se qualcosa non va nella nuova realtà, se qualcuno fastidio mi dà, metto mano al mouse, butto via tutto il caos, ma che bella libertà. Il sorriso mi torna sul viso, là là tutto il mondo nel blog mi ci sta. Vedo tutto, so tutto, è un bel gioco, mi butto, ho bisogno di sazietà. Accettiamo supinamente di non capirci niente, sopportiamo serenamente il mistero di questa gente. Accettiamo coerentemente di non obiettare niente. Siamo tutti naviganti, la realtà non ci è presente. Fuori è nebbia, smog, a noi basta il blog, saturati e placati si sta. Fuori è nebbia, smog, a noi basta il blog, saturati e placati si sta.